53 Santo Stefano Banca Marche, 54 Cantù. Con questo risultato si spengono le velleità della squadra di Porto Potenza di poter accedere alla finalissima per lo scudetto. Dopo una gara combattuta molto tesa e in cui i giocatori allenati da Roberto Ciricioli sono stati sempre avanti, purtroppo c'è stato un extra time in cui pochi secondi di gioco e qualche sbavatura di troppo ha chiuso la strada al potenziale scudetto del Santo Stefano. Poco male, non è questo quello che impensierisce l'establishment del Santo Stefano Banca Marche, è stato comunque un grande campionato, dobbiamo sottolinearlo, il miglior campionato del Santo Stefano Banca Marche di tutte le stagioni giocate fino a questo momento dal 76 ad oggi. Un terzo posto che fa onore ai ragazzi di coach Ciricioli che, vogliamo ricordarlo, fra qualche giorno saranno a Valladolid per la finale di Coppa Campioni e male che vada il Santo Stefano è tra le prime 8 formazioni in Europa. È difficile trovare le parole anche perché è una partita che abbiamo dominato dal punto di vista tecnico. Gli avversari hanno avuto, forse l'unica cosa che hanno avuto più di noi è stato il crederci a un certo punto. Noi forse la paura di commettere gli stessi errori fatti nelle ultime partite perse per errori banali, questa paura ci ha bloccato in attacco, abbiamo smesso di segnare nonostante abbiamo continuato a difendere, a fare una buona difesa, a fare dei buoni movimenti in attacco, ma il canestro si è chiuso. In questi casi la testa è molto importante, probabilmente questo è l'aspetto su cui dobbiamo lavorare poi per il futuro. Il Santo Stefano sarà impegnato a breve a Valladolid per la fase finale della Coppa Campioni Europea e anche quello è un bel dire. Sì, andiamo a giocare questa finale contro le migliori 7 squadre d'Europa, compresa noi. Per noi è un premio, penso, per la stagione. Andiamo là assolutamente senza i favori del pronostico, anzi forse siamo considerata la Cenerentola del nostro girone. Dimostreremo sul campo che non è così il nostro reale valore, penso che comunque potremo toglierci qualche piccola soddisfazione, anzi qualche grande soddisfazione, per concludere la stagione con un piccolo sorriso.